Raga, ultimo bagno della stagione di corsa. Di corsa si entra e si vola. Porca madosca, che freddo! Freddo! Saluto la Sardegna così, con un bagno il 15 novembre alle 17, freddo, freddo il giusto, tutto molto molto bello. Ultima cena sarda. Prendiamo la nave! Sono contento. Non perché me ne vado dalla Sardegna, ma perché so che questo segna l'inizio di un nuovo incredibile viaggio che aspetto da tre cazzo di anni, e vaffanculo, quest'anno lo facciamo. A Fonni, imbarco per Fonni. Controllo di sicurezza. Che cazzo? Già il biglietto mi chiedono. Destra per l'imbarco. Sì, grazie. Sarà. Cosa serve? Tutto il biglietto. Perché mi serve la lista dei passeggeri. Eccolo qua, è il documento. Tutto, grazie. Grazie. Che sono lì, ti guardano pure male. Minchia, ma siete, cioè il vostro lavoro è questo. Oh. Sera. Grimaldi? Moby. Ah, ok. Qua a destra, vai tutta a destra, c'è il collega. Grazie. Minchia, mi sento un po' spaesato. Ma perché non c'è nessuno? Sono un cazzo di ritardatario. No, no, ma sono le 9. È giusto. Sera. Grazie. Arrivederci. Che cazzo succede, zio? Cosa fa? Com'è? Minchia, entriamo alle 21:31. Mezz'ora di attesa così. Va bene, va bene, va bene. Fini. A me qua sto ancora registrando. Ma zio cane. Sì, la sirena ci manca.
Cioè, ma questi stanno alzando il ponte così. Non mi sembra una cosa normale. Ci sono ancora io e due mezzi. Ma devo entrare di culo. Mi metto dritto. Cipollino, dai, dai cipollino, dai, dai, dai. Vieni qua. Aspetta, aspetta. Non farla qua, esce. Non farla qua. Hai capito? Noi andiamo. Andiamo a fresco. Andiamo a fresco su. Minchia, quante scale ci sono? Dai! Andiamo fuori, andiamo fuori! Non c'è più nessuno! Ah, il bagno! Beh, il bagno è qua! Mi sono già perso! Cazzo si esce, scemi! Andiamo a prendere un po' d'aria. Cazzo, qua non si esce. Sarà puttana. Allora, io sono abituato a un'altra nave, perché su Olbia Genova è più grande, secondo me. Quindi devo andare a vedere per trovare un posto dove zingareggiare. Secondo me dobbiamo scendere di un piano per uscire. Abbiamo esagerato. Qua ci sono solo cabine, non si può uscire. Minchia, mi sto incazzando adesso, non capisco un cazzo. Ma il 9 si esce. Ma si deve uscire per forza. Andiamo a farvi piacere, dai. Provate. Qua, 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 non farlo subito. Allora, siamo in nave e sono tipo le 11 passate. Canile, ma che cazzo è? Canile. Mi chiama, puoi lasciare il cane lì. Ma Sherry, ma pensa a te. E andiamo a cercare un posto dove dormire, perché inizio ad avere un sonno della Madonna. Sta anche piovendo, cazzo. Volevo dire due robe, ma mi sa che ve le dico domani perché sono cotto. Allora, sono le 23 e 37. Ho trovato questa sistemazione super wild. No, non tanto wild, però non c'è nessuno, è tranquillo. È un mese e mezzo fa, quando sono venuto qua, qualcuno mi ha chiesto: ma perché non dormi in van? Perché non si può, illegale. Cioè, in Svezia l'andata l'avevo fatto, ma insomma è una cosa abbastanza pericolosa, perché è la prima zona che verrebbe inondata in caso di, insomma, ci siamo capiti, no? Quindi no, non è una cosa molto corretta e sicura da fare, quindi evitate. Però comunque zingaria, ci sono anche le cabine, ma costano, cioè, 100 euro per una cabina per 6 ore, non mi sembra il caso. E niente, volevo ringraziarvi per aver visto questa serie di video. Niente di speciale, me ne rendo conto. La Sardegna non è il viaggio dall'altra parte del mondo, però è un posto che
trasmette, riesce a trasmettere sempre grande serenità, e il clima è stato super, quindi sono riuscito a farmi l'ultimo bagno oggi, anche se non era bellissimo, però ci voleva, e ho scoperto delle spiagge nuove, ho scoperto delle zone nuove. Non mi sono dedicato alla montagna, ma direi 99% al mare, e ne avevo bisogno. Se fossi rimasto ancora un mesetto sarei andato verso l'interno, ma prossimo giro. Adesso voglio andare verso il Piemonte, Antonio mi aspetta per fare un po' di lavoretti al mezzo, perché a sto giro si va al fresco per davvero. Ciao raga, ci vediamo presto, perché ho ordinato un po' di pacchi, devo fare uno o due unboxing, ma di quelli belli costosi. Notte passata tranquillamente, fuori è ancora buio, sono le 6:10 del 16 novembre 2022. Ceri è stata bravissima, io ho dormito bene sul materassino, molto molto zingaro. Tra poco scendiamo a Livorno. Livorno! Olè! Bomba, figo. Livorno ci sono stato poche volte, 3-4 volte. Bastia, minchia, riprenderei il traghetto per Bastia, ci starebbe. Cazzo, ci godiamo pure l'alba on the road. Essere legale andare in autostrada praticamente contromano senza il cartello in mezzo, perché dall'altra parte stanno facendo i lavori. A me sta roba non sembra normale. Comunque, welcome back to Robassomero. Sto andando da Antonio, devo ritirare alcuni pacchi, allora facciamo un pranzetto veloce insieme. Un po' sono contento. Fino a Vercelli, non chiedetemi perché, ho sbagliato strada 3 volte, però fino a Vercelli c'era un tempo veramente di merda. Invece qua c'è il sole, colori da paura. Quindi quasi quasi faccio questo pranzetto, poi prendo la roba e me ne vado su nei monti, così domani posso fare l'unboxing di cui vi parlavo, credo prima, non mi ricordo, ieri, vabbè. E quindi bene.